Laura, mi manca da spezzare il fiato. Laura. Dico, non posso fare tutto, ma voglio fare tutto ciò che posso. Dico, non posso fare tutto, ma voglio fare tutto ciò che posso. Dico, non posso fare tutto, ma voglio fare tutto ciò che posso. Tony è una persona splendida. Forse è un uomo di altri tempi, dico io. Non ce ne sono tanti come lui. Laura, mi manca da spezzare il fiato. Laura. Ritornerai. Una storia particolare, quella di Laura Rampini, unica paracadutista paraplegica al mondo. Vi lascio alla controcopertina di Enrico Cattaneo e vi do appuntamento con l'altra domenica sportiva fra una settimana. Buonanotte a tutti. Non posso fare tutto, ma voglio fare tutto ciò che posso. Questo non è rivolto però solamente alle persone che sono in carrozzina, persone disabili, ma fondamentalmente a tutti. Laura Rampini è più forte di tutto, anche dell'incidente fatale che l'ha privata dell'uso delle gambe tanti anni fa. Laura dice che ci sono due strade nella vita: accettare, subire e accontentarsi di sopravvivere, oppure lottare e mettersi in gioco per vivere la vita che sogniamo. Ovviamente ha scelto la seconda e nel 2008 è diventata la prima donna in carrozzina al mondo a lanciarsi col paracadute. L'ha fatto poi centinaia di volte. Ora si dedica agli altri, come nel suo ultimo progetto, Normabili. Ho pianto, ho sofferto, mi sono arrabbiata, però vivo, ma perché si può vivere. Non perché io sono, non sono un supereroe, non sono nessuno, semplicemente si può. E le dai un messaggio di speranza, un messaggio alla pari, che detto da una persona che vive la tua stessa condizione, fa breccia in maniera ancora più forte, soprattutto nel momento acuto che loro stanno vivendo, hanno da poco avuto l'incidente, il trauma o quello che sia. Sarà un cortometraggio con la regia di Gerardo Lamattina, lo stesso regista che l'ha già resa protagonista del suo film Falling. Normabili sarà ad agosto un cortometraggio, ma soprattutto è il messaggio che lancia nel suo incessante andare e venire dalla natia Ravenna alle centinaia di persone che incontra in tutta Italia per convincere loro che una strada verso la normabilità è possibile. Il messaggio che vorrei portare con questo cortometraggio è proprio questo. Comunque sia, è vero che la vita è difficile, ti dà lacrime e sorrisi, però la cosa importante è la vita, è viverla, e viverla con il sorriso, perché fermarsi a piangere non serve comunque a niente, perdi del tempo prezioso che nessuno ti ridarà. Noi ci vediamo a casa. Tony! Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!